Signore e signori, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Scienza e Politica. Come vedete non c'è Diego Righini a condurre quest'oggi, conduco io Dario Del Buono perché comunque niente di grave, è impegnato per lavoro. Questa puntata, come dice il titolo della trasmissione, parla di scienza e lavoro e oggi parleremo più del lavoro che della scienza. Siamo in una situazione dove il lavoro dipende moltissimo dalla politica e dall'economia. In questi ultimi anni e soprattutto in questi ultimi giorni la politica ci ha fatto attraversare dei momenti di grande marasma e di grande difficoltà. Noi abbiamo difficoltà nei confronti dell'Europa, abbiamo difficoltà nei confronti della concorrenza con tutto il mondo che si sta evolvendo nel senso della globalizzazione e noi comunque stiamo perdendo terreno, ma soprattutto abbiamo il problema che sembra che nessuno si stia curando della nostra economia interna, delle nostre piccole e medie imprese e della peculiarità italiana. La situazione politica è da poco successo quello che è successo per quanto riguarda il centrodestra e la decadenza di Berlusconi. Veniamo da un anno che vede un governo di grande coalizione attraverso tanti marasmi che poi sono stati già attraversati dal governo tecnico di Monti. Quindi un governo che praticamente col discorso delle larghe intese sembra non dover rispondere a nessuno per quanto riguarda le sue scelte in materia d'economia. Un governo che però ci lascia un po' perplessi, ci lascia molti dubbi, come ce li lasciava anche il governo Monti, perché non, sembra che tutto faccia, molto bene faccia a tassare e a togliere soldi agli italiani, ma nulla faccia per quanto riguarda l'economia. E a questo proposito, su che cosa dobbiamo pensare dell'attuale governo, chiedo alla regia di mandare in onda un brevissimo filmato. Non parte? Allora, proseguo perché abbiamo problemi in regia per quanto riguarda il filmato. Perché si dice abbiamo dei grandi dubbi? Non c'è più tempo. Se pensiamo che negli ultimi 6 mesi siamo arrivati a 500.000 imprese che hanno chiuso, che corrispondono pressappoco come alla Confartigianato degli anni 90, che era la Confederazione degli Artigiani e Piccole e Medie Imprese che era sulla cresta dell'onda in quel periodo, e qui nessuno si rende conto che è un genocidio. Tutti parlano della cassa integrazione, parlano dei problemi delle grandi industrie, della delocalizzazione delle imprese, ma nessuno parla di quello che stiamo perdendo, perché per ogni impresa che chiude praticamente perdiamo know-how, clientela, mercato, tradizione di produzione e soprattutto prodotti tipici. Mi dicono che c'è la possibilità di vedere il filmato relativo al nostro governo, grazie alla regia se lo può mandare in onda. Io sono nessuno. Vivo nelle stanze del potere e so le cose. So benissimo qual è il vero obiettivo del ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni. L'hanno messo lì per garantire che il governo Letta porti a termine la sua missione, la svendita del patrimonio pubblico italiano e dei nostri asset strategici. Detto, fatto. Nel piano delle privatizzazioni che il governo presenterà entro questa settimana è prevista la vendita di quote di Eni, Poste Terna e Fincantieri. Complessivamente, compresi gli immobili, valgono circa 300 miliardi. Vi dicono che privatizzare è indispensabile perché bisogna ridurre il debito pubblico. Ci obbligano l'Europa e i mercati, ma il nostro debito è di oltre 2.000 miliardi. Che volete che siano 300 miliardi? Una goccia nel mare. E allora perché vendiamo il nostro patrimonio pubblico? Semplice, perché questo è il piano che le grandi potenze finanziarie hanno in mente per noi da anni.
Vi ricordate il Panfilo Britannia, quello su cui salì anche Mario Draghi, assieme ai maggiori esponenti dei colossi bancari di tutto il mondo? Era il 1992 e già allora su quella nave si progettava la spartizione dell'Italia. Adesso Letta e Saccomanni devono portare a termine il compito. Lo stesso compito che aveva Mario Monti e che ora non serve più. E se non ce la dovessero fare, magari perché qualcuno si mette in mezzo e chiede le dimissioni del ministro dell'economia, allora è pronto il piano B, l'arrivo della Troica, cioè i commissari dell'Unione Europea, del Fondo Monetario Internazionale e della BCE. Abbiamo una sola scelta: o cedere il nostro patrimonio spontaneamente con il piano privatizzazione, oppure prepararci alla calata dei cavalieri dell'Apocalisse. A quel punto, altro che svendita, saranno i saldi con i prezzi più bassi che avrete mai visto. Le grandi potenze finanziarie si prenderanno i nostri asset, le nostre risorse, le nostre imprese, che finiranno in mani rapaci, magari tedesche. Ecco qual è il piano: trasformare l'Italia in un enorme discount, dove trascorrere le vacanze e fare la spesa a discapito dei cittadini. Fidatevi di nessuno. Grazie alla regia. Come avete visto da questo breve video, mi sembra evidente che quando si parla di economia si parla anche di libertà. Se in questo video è evidente che c'è qualcosa che non va per quanto riguarda le dismissioni del patrimonio dello Stato, e forse effettivamente più che dismissioni si parla di svendita del patrimonio dello Stato, noi abbiamo anche una ricchezza interna che era la peculiarità italiana e che ha fatto grande l'Italia nel mondo, che erano le piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese erano comunque rappresentate da organizzazioni di categoria storiche che venivano dalle cosiddette corporazioni del ventennio, il quale le aveva inglobate perché erano comunque già presenti dall'epoca del Barbarossa le corporazioni in Italia, che oggi brillano per la loro assenza. Non si capisce com'è possibile che un governo che parla di privatizzazioni, di svendite, che riduce il capitale delle monete, del denaro in circolazione, che colpisce il benessere delle famiglie e quindi riduce i consumi, riduce gli acquisti, riduce tutto, non sollevi un coro di proteste da parte delle cosiddette organizzazioni classiche, la Confcommercio, la Confartigianato, la CNA, la Confesercenti, che sono tutte mute e tutte riunite nella cosiddetta Rete Italia. E questo mi permette di introdurre questo discorso gli ospiti di questo giorno. Qui abbiamo rappresentanti di organizzazioni verticali di categoria che praticamente sono direttamente in contatto con i loro iscritti e con i loro rappresentati. Loro portano le loro istanze e c'è anche una confederazione che non è le solite, ma una confederazione nuova creata. Perché questo? Perché dagli anni 90 ad oggi le vecchie organizzazioni di categoria hanno, attraverso tutta una serie di cambiamenti statutari, completamente cancellato le organizzazioni verticali. Non c'è più quindi quel rapporto diretto con l'associato che dà il polso dei problemi, che dà anche la possibilità, attraverso le normali passaggi democratici di elezioni all'interno delle organizzazioni, per portare il rappresentante della voce dell'artigiano, del commerciante, della piccola e media impresa. Allora, ve li presento: sono il dottor Davide Cialfi, tesoriere della Confipe, che è una confederazione di acconciatori e estetiste, ma che rappresenta tutto il mondo che gira intorno a questo diciamo così settore della bellezza, che quindi rappresenta anche il commercio e la produzione per quanto riguarda il settore della bellezza. Il dottor Mauro Manetti, che è il presidente della CONFAR, la confederazione delle associazioni del terzo settore. Il presidente Bartocci, Benedetto Bartocci, che è della Federpanificatori, la storica Assopan, che da diciamo così decenni rappresenta il settore della panificazione e degli artigiani e commercianti del settore. Con loro voglio proprio affrontare, nella prima domanda che faccio, il perché c'è stato questo allontanamento da parte delle organizzazioni tradizionali e che cosa è che hanno subito e da dove
è nata l'esigenza perché per esempio si è costituita la Confipe. La prima persona che chiedo di che chiamo in causa è proprio Davide Cialfi della Confipe. Perché è nata la Confipe? La Confipe è nata tanto non molto tempo fa, circa 4 anni fa, ma è nata proprio su richiesta della base che si sentiva interpellata e non rappresentata dalle tre organizzazioni tradizionali solo per i servizi quali HCCP, sicurezza sul lavoro e non per i reali problemi che attraversava il settore come cinesi, quindi parrucchieri basso costo, l'abusivismo dilagante, per cui diciamo che essendo nata... Quindi c'era proprio un problema di identità, loro non si sentivano rappresentati e si sentivano forse anche un po' abbandonati. Nettamente, sì, sono stati abbandonati, tanto è vero che versano in una crisi profonda proprio per questi motivi, cioè l'abusivismo ha dimezzato le presenze all'interno dei saloni. No, non entriamo nei problemi, che questo ne parleremo più là. Mi spieghi un attimo, la parte interessante è il fatto che rappresentate anche produttori e commercianti, che vuol dire? La rappresentiamo tutta la filiera legata al mondo dell'acconciatore, quindi partendo dalle fabbriche che fanno proprio i prodotti che utilizzano gli acconciatori e le estetiste, alla distribuzione, quindi a chi commercia questi prodotti, ed infine rappresentiamo quello che è che sono gli acconciatori e gli estetisti, per cui attraversiamo tutta la filiera, perché c'era l'esigenza proprio di capire e conoscere quelli che sono i reali problemi di questo settore, che non possono essere accomunati a quelli di un panificatore o a quelli di un altro tipo di artigiano. Certo, non è neanche igienico mischiare i capelli con il pane, questo è proprio evidente. Presidente Manetti, lei è il presidente di una confederazione nuova che praticamente rappresenta le associazioni del terzo settore. E le associazioni del terzo settore che mi sembra che poi hanno sempre avuto un problema di rappresentanza qui in Italia, no? Il problema noi siamo nati per un'altra ragione, però. Siamo nati prevalentemente perché intendiamo affrontare il sindacalismo attraverso una nuova forma, non la solita forma di conflittualità tra datori di lavoro e lavoratori. Ma vogliamo cercare di mettere insieme in perfetto accordo, infatti la nostra confederazione, di tutti i nostri contratti di lavoro firmati, abbiamo rappresentato il partenariato sociale. Col partenariato sociale c'è una doppia visura dell'intendimento del lavoro. Partenariato sociale significa partecipazione attiva alla gestione aziendale da parte dei dipendenti, cioè il dipendente è cointeressato a questo fatto. Non siamo, in Italia siamo il solo sindacato che rappresenta questo. Noi vediamo, abbiamo avuto quest'anno un esempio eclatante in Germania, quando la Volkswagen ha distribuito a tutti i dipendenti 12.000 euro di premio di partenariato sociale. Noi vogliamo attuare questa forma di cosa. Le piccole aziende in Italia è un grosso problema. Non sono rappresentate perché si tende a creare una conflittualità che non esiste. Perché l'azienda di 3 persone sono, anche i dipendenti sono soci dell'azienda, perché riescono a condurla e a portarla avanti. Noi vogliamo rappresentare questo. Siamo presenti in maniera anche non conforme agli altri sindacati, perché tutti i servizi vengono distribuiti attraverso dei punti servizi locali. Ne abbiamo attualmente un centinaio aperti. Presidente, di questo ne parliamo dopo. Va bene. Approfondiamo un attimo questo discorso del partenariato. Perché è vero quello che dice, cioè c'è anche questo problema per gli artigiani, i commercianti, le piccole e medie imprese. Finché c'erano le organizzazioni verticali di categoria, c'era il cosiddetto contratto, cioè nascevano certo. Le organizzazioni datoriali proprio per questo, no? Per fare il contratto nazionale di lavoro. Per fare i contratti in deroga, cioè anche per le piccole aziende. Attenzione, certo, è il problema. Quindi il fatto che si sia arrivati agli accordi interconfederali, quindi le organizzazioni di categoria, sia dei datori di lavoro che le cosiddette organizzazioni dei dipendenti, dovevano comunque avere una contrattazione regolata da degli accordi superiori, ha fatto sì che invece che andare verso le naturali evoluzioni della contrattazione, certo. Che forse sarebbero arrivati anche a questo, al partenariato,
ha bloccato praticamente questo aspetto. Certo. E voi siete quindi nati su richiesta dei vostri associati proprio per affrontare questo discorso. Per affrontare il discorso, anche perché il partenariato sociale con la partecipazione attiva tende a livellare, prima di tutto, la conflittualità. Oggi fare uno sciopero in un momento di crisi non è che noi creiamo un danno al datore di lavoro, ma gli facciamo un piacere, perché facendo uno sciopero non paga gli operai, ecco che riesce a rientrare. Allora cerchiamo di affrontare il problema risanando l'azienda, cerchiamo di dividere, partecipare in qualche maniera alla gestione aziendale, magari anche fuori contratto, lavorando a tempo, cioè lavorando parzialmente a stipendio, parzialmente a partenariato. Con questo si riesce a ridurre notevolmente il costo del lavoro, perché noi passiamo da contributi al 40-45% a dei contributi al 20%. Certo. Questo è il discorso globale. Pertanto è un incentivo a dare qualche cosa di nuovo. Trattiamo qualche cosa di nuovo. Cioè conciliamo, trattiamo e arriviamo ad una soluzione nell'interesse del datore di lavoro e nell'interesse dei lavoratori. No, molto interessante questo, anche perché a differenza delle grandi imprese, nelle piccole e medie imprese a volte il datore di lavoro e il dipendente sono veramente in un rapporto che va al di là, no? Del rapporto datore di lavoro e operaio, perché prendiamo l'esempio degli ascensoristi o degli impiantisti, anche dei panificatori, molte volte chi va in giro per la ditta è l'immagine della ditta più, certo, del titolare, quindi anche penso, no, per quanto riguarda l'acconciatura ci sia questo discorso, diciamo così, dove il dipendente a volte che cura sempre quel cliente è più importante a volte anche del datore di lavoro, penso, no? Nel nostro settore è fondamentale avere il dipendente che cura i rapporti con il cliente finale. Per cui ma in tutta la piccola e media azienda. Quello che ha detto il dottor Manetti è, lo appoggio in pieno. Perfetto, poi approfondiamo magari anche nella seconda parte, perché nella seconda parte entreremo più nei problemi delle categorie. Presidente, che tipo... Io so che la Federazione Panificatori fino a, diciamo, metà degli anni 90 era rappresentata sia in Confartigianato che in Confcommercio, perché aveva sul territorio associazioni che stavano nelle territoriali dell'artigianato o nelle territoriali del commercio. So che praticamente, per così repentinamente, siete stati esclusi sia dalla Confcommercio che dalla Confartigianato, dalle assemblee, e poi quindi automaticamente a livello nazionale non esprimete più neanche, diciamo così, un rapporto diretto con queste organizzazioni. Però so che siete sempre molto attivi, perché voi avete un giornale di categoria, so che fate il servizio di assistenza anche giuridica ai vostri associati. Mi dica, come l'avete subita questa situazione in questi... Diciamo che... Oltre, diciamo, vent'anni, no, quasi. Forse no, vent'anni no, ma se con esattezza non ricordo bene, ma questi sono diversi anni che noi oramai siamo un'organizzazione autonoma. Prima, pur avendo una sorta di autonomia, aderivamo prevalentemente a Confcommercio, diciamo la nostra è sempre stata Confcommercio, poi c'era qualche altra organizzazione, ma è un'altra cosa. Io so per esempio che a Perugia l'associazione sta nella sua Confartigianato di Perugia. Sì, ci sono anche altre realtà, però quella maggiormente rappresentativa, la federazione, sì, di diciamo cui più... io faccio parte, Federazione Italiana Panificatori, aderiva a Confcommercio. Una storia lunga che poi ci ha portato a uscire dalla Confcommercio, e da quel momento in poi siamo rimasti un'organizzazione autonoma, però seguiamo, forse io dico sempre che su certe cose ognuno è il miglior medico di se stesso, in quanto noi seguiamo il discorso dei contratti e gli studi di settore, quindi insomma abbiamo, come diceva, un giornale per raggiungere gli associati. Credo che siamo una delle poche organizzazioni che fa non quattro numeri al mese, ma la meglio di due, a volte anche tre numeri al mese, e per informare, per tenere. È una sorta di... questo giornale è molto apprezzato perché comunque è un compagno di viaggio, come lo vogliamo chiamare. Ma penso che vi sarete attrezzati anche per quanto riguarda il web, no? Beh, certo, abbiamo anche il nostro giornale anche online, insomma, nel nostro piccolo pure, se forse riusciamo a fare più che aderendo a una grande organizzazione, perché comunque ce le guardiamo un po' da soli. Lei ha parlato degli studi di settore, quindi voi siete interpellati dal Ministero delle Finanze, sì, quando ci sono gli studi di settore. Certo. Quindi voi riuscite comunque a dare e a incidere su cose importanti
come il sistema fiscale. Noi sediamo al tavolo per fare gli studi di settore e siccome siamo, io dico sempre che chi le vive con, in prima persona, no, le realtà, quindi chi lavora e chi sta con le mani in pasta, sicuramente conosce meglio i problemi che magari seguiti da un tecnico che sarà pure preparato. Le spiego la mia sorpresa, siccome so che la tendenza di queste organizzazioni che siedono a Crelle, diciamo da quando si è fondato, no? Perché ho parlato prima che Confcommercio e Confartigianato e le altre organizzazioni di categoria si sono praticamente costituite nel momento del passaggio da monarchia a repubblica. E avendo fatto poi la Repubblica, la Costituzione, con la Costituente e tutto quanto, è nato il CNEL, che doveva essere il cosiddetto organo, perché fondamentalmente poi è il terzo organo costituzionale. Certo. È l'unico che viene previsto dalla Costituzione, perché la Costituzione prevede il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e il CNEL. E io so che c'è la tendenza di queste strutture, siccome vantano questa discendenza di nobiltà, no? Sì. Stando al CNEL, tendono a escludere dai tavoli importanti chi non è aderente a loro. Invece voi avete la... Noi no, perché forse il nostro è un settore un po' particolare, se mi si consente di dire, che è abbastanza complicato, e quindi perché abbiamo il lavoro notturno, abbiamo un... Perché voi siete al CNEL o no? Voi siete al CNEL? Noi partecipiamo al tavolo, al Ministero del Lavoro per... No, d'accordo, dico però la Federpanificatori non è al CNEL, non è al CNEL, non siete al Consiglio Nazionale dell'Energia, dell'Economia e del Lavoro. No, però noi quando si parla di studi di settori, quindi al Ministero dell'Economia, noi sediamo al tavolo per poter, ultimamente ci sono state delle variazioni, ci sono state ritoccate dei parametri. E per il contratto nazionale di lavoro? Per il contratto nazionale di lavoro ci rapportiamo con le organizzazioni. Quindi voi firmate il contratto con Commercio e Confartigianato? Lo stesso contratto? No, adesso ultimamente l'abbiamo firmato noi e basta, la Confcommercio ce n'è un altro di contratto, perché poi la Confcommercio c'è un'altra organizzazione che dopo la nostra uscita, no, la Confcommercio ha creato un'altra organizzazione che si chiama Assipan. Noi siamo Federazione Italiana Panificatori, però come dicevo prima la nostra è l'organizzazione maggiormente rappresentativa. La Confcommercio ha un'altra organizzazione del settore della panificazione che si chiama Assipan. Quindi loro... Allora, per spiegare ai telespettatori, praticamente questo scambio di domande che avete visto è perché la rappresentatività di un'organizzazione viene sancita dal fatto che firma un contratto nazionale di lavoro e che e quindi automaticamente rientra in un discorso riguarda il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, perché tutti i contratti nazionali di lavoro vengono poi recepiti e avallati dal CNEL. Quindi voi, venendo da una storia che firmavate comunque storicamente già il contratto nazionale di lavoro, avete continuato a fare la firma con CGL e gli individui di questo contratto e poi si sono separate le strade. Esatto. Quindi come vedete molto c'è chiaro, un problema di rappresentatività e di conflittualità, però voi comunque continuate a incidere anche per quindi fate un certo lavoro di... Insomma, io direi di sì. Parliamo di crisi adesso. Le difficoltà. Parliamo di crisi, perché quando si parla di 500.000 imprese che hanno chiuso, immagino che anche nel vostro settore ci siano stati comunque dei problemi e delle chiusure. Per quanto riguarda gli acconciatori, come la vivono voi che avete il polso della situazione, la crisi? Anche gli acconciatori vivono in maniera pesante questa crisi, soprattutto perché per riflesso delle clienti che ovviamente non hanno più la possibilità di recarsi presso i loro centri due volte a settimana come avveniva in passato, ma adesso se va bene ci vanno una volta al mese, per cui insomma, la crisi si fa sentire ed è pesante. La crisi ha indotto anche alcune delle clienti che prima avevano la possibilità di spendere una determinata cifra a rivolgersi ai parrucchieri low cost. Low cost intendo, insomma, ovviamente i parrucchieri cinesi, che sono ormai un fenomeno dilagante un po' su tutto il territorio nazionale. Parrucchieri i quali non hanno tutti i requisiti o comunque utilizzano cosmetici non a livello dei migliori coiffeur italiani. Mi riferisco anche ad altri che purtroppo per la crisi sono costretti ad abbattere i prezzi in maniera considerevole e danneggiando quelli che sono i parrucchieri che hanno lavorato
che lavorano tuttora con un regime di qualità con la quale ci siamo sempre contraddistinti. Ed è questo che ha fatto dell'acconciatura italiana un marchio prestigioso nel mondo. I nostri migliori stilisti vanno a Londra ormai e sono gli stilisti più conosciuti al mondo. Per cui però si sta perdendo questo aspetto qualitativo. Quindi anche nel settore dell'acconciatura c'è il cosiddetto fuga dei cervelli per quanto riguarda l'estero. Sì, sostanzialmente c'è sempre questa tendenza ad andare fuori perché qui non riescono a esprimersi, troppi problemi, troppa burocrazia. Ma problemi proprio economici ce l'hanno i vostri associati? Nel senso, hanno avuto problemi per esempio a pagare le tasse, hanno avuto problemi a versare i contributi? Certo, l'aumento proprio dei balzelli, delle tasse è considerevole, insomma questo è sotto gli occhi di tutti, per cui l'accesso al credito dalle banche è sempre più ridotto, non riescono a ottenere finanziamenti perché insomma i rubinetti si stanno chiudendo, per cui ci sono diverse aziende, abbiamo stimato che nel 2013 hanno chiuso circa 5.000 acconciatori, considerato che in ambito nazionale contiamo circa 110-115.000 licenze, insomma un 5% in un anno comincia a essere una cifra importante. Eccesso. Presidente Manetti, la Confar associa anche comunque piccole e medie imprese, no? Al di là di noi abbiamo un contratto nazionale di lavoro per le associazioni. Le associazioni sono diventate degli enti economici veri e propri, anche perché nelle associazioni fa parte dalla fondazione bancaria fino al comune, che è un'associazione di cittadini. Pertanto comprendono, in Italia sono circa 70 milioni le associazioni. Pertanto è una cifra molto importante. D'altra parte noi abbiamo l'unico contratto fatto per le associazioni, dove tra le altre cose ha una particolarità che è molto importante. Nel campo delle associazioni generalmente chi lavora non potrebbe essere retribuito, in quanto i dirigenti dovrebbero farlo come volontariato. Nel nostro contratto è previsto che i dirigenti eletti o nominati sono da considerarsi persone fisiche e non giuridiche, pertanto possono prendere soldi, è un dipendente dell'associazione. Questa è la novità assoluta nel campo. Non solo, ma ci ha permesso di operare anche a un livello di concentrazione di servizi, in quanto noi abbiamo un ente bilaterale, ne abbiamo 5 di enti bilaterali, ma uno particolare fatto dalle associazioni, dove non si associa, abbiamo due tipi di iscritti, cioè abbiamo gli iscritti e gli associati. Gli associati sono federazioni sindacali che sono delle associazioni, mentre gli altri sono tutti iscritti, le aziende e i dipendenti. Questo ci consente di una concentrazione che permette ad essere dal punto di vista economico completamente autonoma e al di fuori della normativa nazionale. Come confederazione avete anche voi il polso del problema della crisi economica? Noi abbiamo un contratto dell'edilizia. Avete qualche cosa per esempio per ovviare a questo problema? Ecco, parlava delle banche, prima la Confipe. Noi con le banche abbiamo tentato, stiamo facendo un servizio che è molto diverso da tutti quanti, in quanto noi ci sostituiamo alla banca facendo l'istruttoria noi e presentandola in banca con le garanzie, con l'adeguamento a Basilea 3, cioè patrimonializzazione delle aziende. Troviamo il sistema di patrimonializzare le aziende attraverso delle garanzie bancarie, nazionali o internazionali. Questo discorso che faceva il Presidente Manetti mi dà per esempio lo spunto al fatto che adesso le banche, anche se viene presentata la pratica con il cosiddetto Confidi, sì, quello è tutto a posto, è tutto regolare, sì, diciamo che su 10 pratiche la metà le boccia e metà le finanzia. Sì. Avete anche voi questo problema nel vostro settore? Diciamo che noi abbiamo i problemi che ci hanno tutti, insomma non è che la nostra possa essere considerato un'isola felice, insomma, quindi immagino che quindi diciamo che tutti quanti stiamo
nella stessa situazione. Poi avete anche problemi della concorrenza, da quando penso si può fare anche il pane sul gelato, si può cuocere il pane sul gelato. Pane concorrenza, pane low cost, quindi venduto a prezzi bassissimi, che viene spesso utilizzato come specchietto per l'allodole, no? Magari vendo il pane, lo metto a, una, che ne so, a un euro, e per questo attirare, nella grande distribuzione. Nella grande distribuzione prevalentemente, per attirare clientela, e poi dopo poi mi rifaccio con tutte le altre cose. A questo c'è il pane precotto e surgelato. Noi sono 10 anni che siamo in attesa di che venga approvato un regolamento attuativo di una legge che identifichi con chiarezza il pane fresco, che è quello che si fa, si impasta, si fa lievitare, poi si cuoce nell'arco, quindi senza interruzione, quindi in un senso continuativo. Il tradizionale, il pane tradizionale. Cioè quello è il pane fresco, rispetto al pane che viene venduto anche qui, soprattutto nei punti della grande distribuzione, che la gente lo compra caldo perché pensa che sia stato fatto freschissimo. Ma invece io... non vuol dire caldo, non vuol dire che è fresco. Quindi non magari... c'è ancora una legge? Io penso che questo discorso lo affrontavate dagli anni 90, no, possibile che non... Io dico che il nostro, mi si consente di dire che è un settore importante, il pane è una cosa fondamentale, e credo che meriterebbe anche un po' più rispetto, perché è fatto da piccole e medie imprese, quasi tutte attività prevalentemente a carattere familiare. Allora queste piccole e medie imprese che hanno sempre state, che vengono, no, ci si riempie la bocca quando si parla delle piccole e medie imprese che sono un motore economico, no? Io, però siamo, come diceva il mio amico che non c'è più, della Confesercenti, Nori, che diceva che siamo un gigante economico ma un nano politico, cioè politicamente contiamo pochissimo, non ci abbiamo, invece io credo che meriteremmo più rispetto, perché poi io parlo anche per quanto riguarda il nostro settore, noi svolgiamo anche un ruolo sociale, sono un, le nostre sono punti di riferimento importanti, no? Si dice la caserma dei carabinieri, la parrocchia e il fornaio, no? Quindi, ma vogliamo difenderle, proteggerle, queste cose che secondo me fanno parte della nostra cultura. Citandolo, il compianto presidente Nori era un rappresentante di pubblici esercizi, sì. E mi ha fatto venire in mente, e qui ritorniamo anche al discorso della politica, no? Ci sono state le famose liberalizzazioni di Bersani, sì. Ma secondo lei sono state liberalizzazioni o deregolamentazioni? Perché il settore dei pubblici esercizi in questo momento sta vivendo, da quello che so, un discorso di aperture a iosa, proprio a porta a porta, di bar, di ristoranti, di tavole calde, dove basta semplicemente fare una scia telematica e già c'è l'apertura immediata. Guarda, io la mia attività sta nel cuore di Roma, al centro di Roma, quindi, e lì non c'è più una porta dove non ci sia stato, dove non è stato aperto un qualcosa per mangiare, congelato, non si sa, quindi c'è una grande confusione. Secondo me questo non è una cosa, secondo me, bella, e quindi c'è stata una liberalizzazione. Perché liberalizzare comunque vuol dire fare delle regole, no? Io credo che non possa, per indirizzare non il mercato. Si può lasciare tutto così senza regole, un po' di regole ci devono essere, perché altrimenti è un far west questo, secondo me. Giustissimo. E ci perdiamo, perché la gente, io comincio a sentire gente che mi dice, no, vorrei però un locale che non sia per turisti, no? Perché poi però quello che è il locale tradizionale viene danneggiato, secondo me, perché si fa di tutt'erba un fascio, insomma, no? Io credo che la professionalità, la storia, la tradizione si deve difendere, si deve proteggere, non la possiamo cancellare. Bravissimo, anche perché è una questione anche culturale. Fondamentalmente poi l'Italia è anche vista da questo aspetto, per quello che è l'aspetto del cibo, no? Certo, noi siamo famosi nel mondo per la moda, per il cibo e per la fantasia, mica per altro. No, non, insomma, adesso ci si improvvisa, perché specialmente a causa della crisi, no? Ancora di più, perché tutti ci provano, però magari però rovinando e creando sicuramente situazioni. Sì, si creano delle dicotomie poi, perché non è nuova, no? Che qui a Roma vogliano dare i snack e le bibite anche alle edicole dei giornali. Cioè io credo che insomma un po' di identità si debba, no? Una volta le attività c'avevano un'identità, ora capisco che qualche cosa forse avremmo potuto, si doveva fare, così credo che ci sia una grossa esagerazione, secondo me. Ma è questo, bene, Presidente, il problema è comunque sempre dello Stato italiano, perché per esempio prima il presidente Manetti ha citato Basilea 3, no? Che presuppone Basilea 1, Basilea 2 e sì, tutto quello che ha comportato nei rapporti fra il sistema bancario e le imprese.
è una delle difficoltà che abbiamo per andare avanti come piccole e medie imprese, che quando c'è una crisi come questa diventano tutte marginali, è proprio il fatto che se non c'è l'accesso al credito che ti fa superare quel momento in cui non hai contanti, non hai possibilità neanche di pagare i dipendenti, rischi di andare a gambe per aria. Il fatto che, secondo voi, ma che pensate, che in Francia hanno applicato Basilea 1, 2, 3 così come la stiamo applicando noi, dove addirittura le nostre banche hanno fatto i programmi dei computer che automaticamente chiudono i conti correnti se stanno in rosso? Ma non esiste proprio, così come non esiste che quando è passata per esempio la regolamentazione sulla lavorazione della carne abbiano applicato pedissequamente, anzi hanno dato un'ampia deroga proprio per mantenere le loro piccole e medie imprese. Qui da noi, verso fine anni 90, hanno chiuso 100.000 macelli artigiani, che non erano Fiorucci o i grandi produttori, ma che erano qualcosa in più del contadino che ammazza il maiale e fa il capocollo e fa il prosciutto. Era quella cosa che dava quella peculiarità del posto a cui tutti noi ritorniamo, quando, avendo tutti noi una tradizione di passaggio dalle campagne verso la città, se non altro dei nostri bisnonni, dove chiaramente si è persa una peculiarità italiana, ma non solo per noi, ma anche per chi viene in Italia per questo, perché si rischia di avere soltanto produzioni industrializzate, no? Purtroppo questo è lo scenario che è drammatico, secondo me, che c'è, insomma, che viviamo, che tutti quanti, insomma. Presidente Manetti, come pensa la Confa di tutelare le peculiarità delle piccole e medie imprese? Perché la Confa, io so che non ha la possibilità, no? Non è ricevuta dal governo quando si tratta di parlare di grandi macroviso, perché non partecipa a redditi d'impresa. Come fa la Confa a pensare di poter avere la voce per poter difendere i propri proprio associati, non partecipando e distanziando da quello che praticamente fanno gli altri? Cioè, in effetti noi stiamo facendo una politica che praticamente era stata abrogata praticamente con la legge Biagi, dove non si prevedeva più il partenariato sociale. Noi stiamo sostenendo il partenariato sociale, cioè i cittadini che si autogestiscono, questa è la cosa importante, ma si autogestiscono. Per qualche tempo fa nell'industria italiana, anche la grande industria, erano gli operai che suggerivano l'innovazione tecnologica. Noi oggi abbiamo un discorso importante dove così noi l'abbiamo affrontato nel nostro piccolo, perché non è che siamo una grossa organizzazione, ma per esempio parliamo di energia in genere, parliamo di rifiuti. Oggi, se uno vuole, può fare nel suo, naturalmente consorziandosi, i comuni possono sostenere tutta l'elettricità del comune gratuitamente sfruttando i rifiuti. Noi abbiamo delle industrie che esportano questa tecnologia in tutto il mondo. Noi abbiamo a Mantova, per esempio, un'industria che sta esportando i bomboloni per creare energia elettrica sull'autostrada. In effetti, che cosa fanno? Prendono la monnezza. Qui stiamo entrando nella parte della trasmissione innovazione tecnologica. Ecco, sto dicendo, mi hai fatto la domanda, ti sto rispondendo provocandoti. Sì, no, però questo lo approfondiamo nella seconda parte. Quindi, come noi sosteniamo che l'operaio aiuti il datore di lavoro a creare l'azienda, cioè a fortificare l'azienda. Però, visto che adesso a livello locale è diventata importante, no, avere i rapporti per esempio con la regione, col comune, no, con gli enti locali. Noi abbiamo i rapporti con tutti. Noi abbiamo i rapporti con tutti attraverso una creazione, una rete di piccoli centri di distribuzione dei servizi locali. Praticamente puntiamo ad avere circa in Italia 500 punti dove localmente sono autogestiti. Noi come centrale non prendiamo nessuna prebenda, nessuna quota sociale, le quote sociali rimangono sul territorio. Attraverso questi centri le associazioni che vi aderiscono si presentano. Sì, perché partecipano alla gestione della confederazione. Non è la confederazione che richiede degli dipendenti, ma sono i dipendenti che richiedono la confederazione. Si è invertito tutto il settore.
cioè in effetti ognuno... Quindi siete innovativi anche in questo? Siamo innovativi anche in questo, siamo innovativi totalmente. I vostri contratti sono stati recepiti dal CNEL per esempio? I nostri contratti sono tutti gestiti dal CNEL, il CNEL c'ha anche i nostri enti di lavoro. La possibilità in quanto state dal CNEL con i contratti di poter essere riconosciuti dalle regioni? No, noi noi abbiamo fatto dei convegni al CNEL, però non siamo entrati nel CNEL perché attualmente non ci interessa partecipare. In questo caso dovremmo integrarci nelle grandi organizzazioni, non ci interessa. Noi vogliamo proseguire trattando partenariato, partecipazione attiva alla gestione aziendale, alla gestione economica e politica delle zone. Questo è il discorso, riportando dal centro tutto sul territorio, non accentrando sul centro, ma tutto quello che noi riusciamo a fare, portarlo e distribuirlo sul territorio, in mille rivoli diversi. Assistendo le amministrazioni pubbliche, ma anche finanziariamente, perché siamo riusciti ad ottenere delle garanzie all'80%, per esempio si parla tanto di pagamento delle vecchie fatture, degli insoluti delle piccole e medie aziende. Noi riusciamo a dare delle garanzie fino all'80% per incassare sotto forma di factoring la fattura emessa verso la pubblica amministrazione. Questa è una cosa importante, perché riusciamo a finanziare le aziende, cosa che autorifinanziare le aziende, ma sono loro che lo fanno, non è la prebenda dello Stato. Quindi, che interviene. Per fare questo avete avuto dei rapporti con le regioni che vi hanno comunque seguito su questo. Non solo le regioni, ma anche noi curiamo, questi rapporti li seguono anche le banche, ci sono delle enti di garanzia bancari. La domanda era... Se con le istituzioni avete problemi a rapportarvi... Non ci abbiamo nessun problema, noi depositiamo i nostri contratti di lavoro e per le categorie e per le federazioni che abbiamo, li gestiamo, abbiamo gli enti bilaterali di ogni contratto di lavoro, abbiamo l'ente... abbiamo degli quindi enti, anche tramite l'ente bilaterale vi accreditate presso... Ci accreditiamo enti, perché facciamo formazione, cioè, una delle cose principali d'Italia è la formazione. Noi difettiamo di formazione, parliamo di panificatori, per esempio lì, ma noi non, forse ci dimentichiamo che la panificazione è un'arte che risale ai romani. Oggi non c'è nessuno che fa un corso, che predispone dei corsi di qualificazione. Perché non li facciamo? Perché ci dimentichiamo? Perché siamo ricorsi a fare il pane congelato e metterlo in forno in casa? Perché? No, perché infatti non abbiamo toccato una tonente nota. Io da anni che stiamo lavorando, io operando qui di Roma, per cercare di creare delle scuole vere. Ci sono dei corsi, vengono finanziati dei corsi da 120 ore che servono solo a sprecare, esatto, soldi, senza soldi dalla formare nessuno, perché per farli diventare un fornaio bravo. In Germania, ma negli altri paesi sono più organizzati, si va a scuola per 3 anni tra aula e laboratorio, poi certo, alla fine uno può essere considerato un fornaio, ma non con 120 ore che non capisce neanche se la farina è bianca o gialla, gialla. O gialla, insomma, ecco. È proprio questo è principio. Comune anche nel nostro settore, questo è il principio, cioè è l'azienda che facendo partecipare il dipendente alla gestione aziendale poi si diventa il titolare successivamente, perché gli insegniamo il mestiere con una pratica precisa. Io dico vengono sperperati. Sì, ma l'apprendistato in Italia non è apprezzato. Perché? Perché non conviene, perché ci sono dei vincoli oggi sugli apprendisti, sulla gestione degli apprendisti. Prima si facevano i corsi di... Però questo governo ha rialzato l'età per l'apprendistato. Non è quello, non deve rialzare l'età, deve dare il permesso della formazione. Cioè quando io ho fatto il dirigente d'azienda, noi all'interno dell'azienda facevamo dei corsi finanziati di 3 mesi l'anno, tutti gli anni, agli stessi operai, cioè facevamo dei corsi ricorrenti per insegnare le novità. Noi abbiamo un centro di ricerca della Confederazione, il Vincenzino, ad Enna, che ha prodotto circa 150 brevetti di tutte piccole cose, non le grandi qualità. Noi ai nostri associati gliele diamo gratuitamente perché è finanziato, pertanto il centro di ricerca. Però mi sembra di aver capito anche dall'intervento di Cialfi e del presidente
c'è un problema di, sui corsi che si fanno che non sono qualificanti comunque. Secondo me non servono a niente. Cioè, quindi servono forse a mantenere dei carrozzoni, perché così si dice che fanno dei corsi. Sì, io dico anziché farne 20 di qui, facciamone uno, ma facciamolo fatto bene, insomma, piuttosto che farne 20 che non servono a niente. In fondo tutte e due le vostre categorie rientrano nell'aspetto dell'artigianato, perché comunque la panificazione è un lavoro artigiano, no? Certo. Possibile che non c'è ancora, dico, la legge quadro d'artigianato è degli anni 70-80. No, prima. No, la legge quadro, quella che ha dato... è degli anni antecedenti, fine 60-70. Ah sì? Sì? Beh, comunque, siamo nel 2013 e ancora non c'è la figura del maestro artigiano. La figura del maestro artigiano c'era, nostre... ma è stata abolita. Ma perché? Una delle nostre battaglie è proprio questa. Se non c'è la figura del maestro artigiano, chi forma i formatori? È quello, questo è una delle nostre battaglie più... Ma è l'imprenditore che lo sa fare, il maestro artigiano, perché chi ha il forno da 50 anni riesce a trasmettere le proprie emozioni. Dice, questo si è perso il culto dell'arte. Ma io diciamo che c'è una serie di situazioni, anche una volta il lavoro si imparava sul campo. Esatto. Adesso si sta ipotizzando di ritornare un po' a questa strada, perché secondo me è l'unico sistema, secondo me, no? Cioè, poi dopo tutta una serie di leggi, di complicazioni hanno fatto sì che nessuno fosse più interessato a mettere dentro gente, perché con tutte le complicazioni, se si prende anche in considerazione questo, quello di far sì che chi vuole imparare un mestiere possa, trovando una formula all'interno, secondo me, delle aziende, dei negozi, dei forni, dei laboratori artigianali, perché il mestiere bisogna impararlo da piccolo. No, ma se non altro coinvolgere le aziende nei corsi di formazione. Io credo che sia questa la strada da seguire, quella di imparare sul campo, come si faceva prima. Noi abbiamo dei professionisti oggi in vari settori, ancora, quindi calciando l'età mia più o meno, che hanno imparato, che sono delle persone bravissime, secondo me, perché hanno fatto un percorso veramente. Qui oggi invece si può fare tutto, oggi si creano le scuole di formazione, sì, che non servono a niente, perché non è che mentre la scuola di formazione è l'azienda, è il campo. Sì, il campo, perché no, prima si la faceva è già aperta. 6 ore di lavoro e 2 ore di formazione. Questo è interessante, lo riprendiamo subito dopo la pausa, che adesso facciamo una pausa. Volevo però perché rispetto ad esempio alla panificazione, voi come acconciatori avete anche l'aspetto della parte artistica. Della novità. No, non solo la novità, c'è il discorso dell'artista proprio, perché il taglio di capelli fatto in una certa maniera è un'espressione artistica. Quindi l'aspetto del maestro artigiano per voi acquista anche una valenza in più, perché gli stessi acconciatori, anche di un certo anno, di certi anni di lavoro, magari hanno bisogno di qualcosa di innovativo che avviene comunque attraverso magari un corso dove viene il maestro dal punto di vista artistico, dico bene? Sì, a tal proposito noi organizziamo un evento all'anno con i più grandi stilisti a livello mondiale. Ne abbiamo fatto uno di recente l'11 novembre, nel quale, come tornando a quello che ho detto prima. Perfetto, no, era solo per vedere se c'era comunque lo stimolo. Allora, siccome siamo in chiusura della prima parte della trasmissione, questo discorso lo riprenderemo subito dopo, appena passata la pausa. Grazie e parola alla regia.